Allora, Caterpillar, IM, siete ancora svegli? Nonostante il Scusi, siamo, ritardo? no, scusi, scusi direttore, siamo un po' commossi perché... queste immagini... Cioè... Scusi, è un attimo di commozione, ma ci riprendiamo subito. Io Insomma, mi del resto, dissocio, mi noi dissocio. uomini piangiamo, Ardemagni. Ma io ogni volta che vedo delle immagini di Un fazzolettino Batman per Ardemagni che si commuove. Vabbè, allora Perché, insomma, vi faccio vedere la copertina di 7, ne avete tanto parlato. Allora Sì? guardiamola, guardiamola con la grafica Ah, potentissima ok, dello eccolo, studio di bellissima. Rai News, con la Rai entrata nell'era delle nuove nomine. Allora vediamo un po'. Eccola, arrivo dove il Bellissimo. mondo sta diventando più bello. A voi. Oh, il calendario No, ma Pirelli. loro non piangevano. Beh, per quanto conoscendoli potrebbero anche essere in lutto per la mancanza di nudi, di splendide Brava, era quello che donne. volevo No, no, suggerirti. lo so, infatti io ho accolto il suo assist. Ma questi due No, fanciulli ma guarda. piangono perché Questi due così gaglioffi, dillo prendono pure. un po' in giro il segretario del PD, Che che piange con Luigi spesso. Bersani. Eh beh, si è No, si è commosso davanti commosso, alla ci stava. mamma Era e al giusto, era parroco. giusto. Però c'era sempre questa storia del parroco. Ma Allora no, ma basta con questo se tu povero parroco. guardi il video, si vede che lui piange soprattutto davanti alla mamma. No, ho Tra l'altro, capito, però. Identico alla mamma, Ci come assomiglia spesso molto, ci succede assomigliamo. Allora, ai maschietti. concediamo qualsiasi emozione e commozione di fronte a mamma e papà senza Ma dubbio. poi quello cattolico Ma dei due non prima ha era menato, Renzi? In teoria era Renzi Era quello Renzi. cattolico. Infatti, avete visto scava... che nel dibattito si è risentito. Cioè, sì. mi rubi il mestiere, dico, ma come? Il Non ho capito. Papa Giovanni, parroco, il il parroco, e chierichetto. basta. Ha riempito la casella. L'ha scavalcato in alto, In perché, alto, perché, non a se, destra o a sinistra, in alto, perché è vero. se l'altissimo è là, L'ha scavalcato verso l'alto, è verso vero. l'alto. Certo. E beh, insomma, direttore, sono gli ultimi giorni, le ultime ore di una campagna infinita per le Dove ormai primarie. se le danno di santa Ah, ragione, tutto, pagine a tutto. pagamento, Vale tutto ormai. editti. Anche se io mi stupivo del fatto che Renzi non abbia voluto infierire in queste ultime ore sul fronte scoperto, sul fianco scoperto di Bersani, i soldi dell'Ilva come finanziamento legittimo Degli ricevuti imprenditori dei degli Riva. imprenditori Riva da Bersani qualche anno fa. Legittimo ma inopportuno, dice il Fatto Quotidiano, no? Eh Sì. sì, però su questo ecco Renzi che poteva infierire anche ieri sera da Santoro invece ha detto no, no. Ma perché in realtà mi pare di poter dire, ma voi ne siete accorti benissimo anche voi dal dibattito al TG1 che è stato seguito da moltissime Ha persone, visto? veramente straordinarie, 6 milioni e mezzo, cioè veramente una cosa. Fra l'altro ho visto una cosa, io guardo i dati sempre, non solo da 6 milioni e mezzo, ma questo tipo di politica riavvicina i giovani, cioè Eh sì. l'età media di quelli che hanno seguito il dibattito era Si è più abbassata? bassa rispetto a quelli che seguono un grande, diciamo, intrattenimento su Rai 1. E no, Certo. volevo dire, nel dibattito voi avete visto bene come i due si rispettino e si diano ogni Sì. tanto gli assist, qualche colpetto ovviamente, ma anche molti assist. La sensazione è che se trovassero un'intesa, chiunque dei due vinca, dopo il ballottaggio, forse potrebbero eliminare una serie di scorie che in questo momento sono, diciamo, nervosissime, perché poi le sono scorie persone, sono nervosissime, vi assicuro, sia Eh sì. nell'ipotesi della vittoria di Renzi, sia nell'ipotesi della vittoria di Bersani. Forse quello che dicevi tu, Natascia, ci si sta preparando per una convivenza dopo. Sì, no, tra l'altro io volevo dire che, perché ieri mattina non l'avevo visto, a dire la verità, quando stavamo in radio conducendo, ma c'era un'intervista molto interessante, un boxino sulla Repubblica ieri, stavo guardando questo adesso, all'ex sindaco di Genova Adriano Sansa, che Ah sì. disse che nel 97 Emilio Riva, quindi il patron, gli propose un finanziamento per la sua successiva campagna elettorale di 300 milioni di Di lire lire, ancora, eravamo alle lire, ovviamente, sì. e invece lui li rifiutò. Perché in quanto sindaco avrebbe dovuto prendere delle decisioni sull'industria di famiglia che aveva lì degli impianti, poi li avrebbe chiusi. Eh sì. E quindi disse, poi alla fine ho fatto lo stesso campagna e ho perso. Eh sì, lui Quindi dice, mi questa. offrirono 300 milioni. Dice, ma lei quanto aveva pronto per la sua campagna? Dice, ma io dissi, guardi, io non accetto finanziamenti superiori a 3 milioni di lire. E questo delegato della famiglia gli dice, veramente noi pensavamo di offrirgliene 300. E lui E lui dice, invece grazie, a posto così. ritenne Non ne inopportuno. voglio sapere, poi perde Eh sì, in poi quelle perde. elezioni. Però Succede. ovviamente ne Succede così. guadagna Succede.
in immagine sicuramente e in probabilmente Renzi, coscienza sì, sua. Probabilmente non vuole cavalcare questo. Sì, pensa già al DOP. Sì, per non lo so, immagino perché l'hanno accusato tra le altre cose di spaccare il partito, forse lo considererebbero un colpo basso, non lo so. Anche rinunciato all'ultimo appuntamento domani a Sesto San Giovanni vicino a Milano. No, tra l'altro aveva patria, annunciato tra virgolette di Penati. Aveva anche annunciato che sarebbe andato a Taranto, che avrebbe accettato l'invito del PD di Taranto apposta per dare voce anche a quello che sta succedendo in quella città lì, ma invece... Ma sulla Repubblica oggi davano per saltate sia la tappa di Sesto San Giovanni, che diciamo... Però credo che lo becchiamo oggi a Napoli, a mezzogiorno lo diamo in diretta, Napoli. Perché sì, ieri abbiamo dato in diretta sia Bersani che Vendola, erano insieme in un comizio a Napoli, ci piace dare oggi in diretta anche Matteo Renzi. Io insisto... Insisto che rispetto a quello che so poco della storia del centrosinistra, tutti e due sono due forti innovatori, anche Pierluigi Bersani. E quindi la questione vera, il mio interesse diciamo giornalistico, è di capire cosa accadrà dopo domenica, chiunque vinca, cioè se il processo di rinnovazione, di cambiamento, di come dire, non si tratta di rottamare le persone, giustamente Travaglio dice che è nostalgia di D'Alema, che pure Travaglio non ama, ma D'Alema è molto bravo. Si tratta però di evitare le scorie, cioè di evitare che questi gruppi dirigenti dei partiti, è successo al PDL ma in quota parte anche al PD, diventino poteri locali inamovibili e perciò stesso condizionabili, no? Ecco, questo è il punto. Chiaro. E da questo punto di vista, se ci fosse il rinnovamento, sarebbe molto importante. Io, per esempio, li aspetto molto alle elezioni. Se si rischia di votare con una legge simile al Porcellum, non lo so, non ho capito come finisce questa vicenda sulle campagne. Sì. Faranno le primarie o non faranno le primarie? Se loro si mettessero d'accordo a spartirsi i parlamentari col metodo berlusconiano, del 2008, beh, sarebbe cadrebbero tutte le speranze che un pezzo di gente del centrosinistra ha avuto in loro, e soprattutto poi ha voglia fare dibattiti in televisione. Sì, e soprattutto cadrebbero non solo le speranze del centrosinistra, ma cadrebbero anche quelle del centrodestra, perché vi segnalo che Albertini, insomma, una serie di persone sperano che anche nel centrodestra si arrivi a regole meno proprietarie, no? L'effetto, il signor G nel centrodestra, che non è Gaber ma è Giorgia Meloni. Ma noi abbiamo anche i risultati, direttore, del Bravo. Ballottaggio di domenica. Bene. Quindi se vuole glieli diamo già. Sono Stogastici. Discordanti. Eh? Attenzione però, perché è una delle poche volte in cui Predictor e Nostradamus... Sì. Esatto, divergono. Va detto una cosa, che già così comunque io da quello che ricordi è la più grande fronda interna, se anche Renzi dovesse perdere, della storia del PC, PDS, DS, PD, PG. Non è mai successo che un contendente arrivi così vicino, così in alto. Comunque, posso dire che a parte la Prima Repubblica, dove tutto era molto più felpato, comunque io non ricordo nella democrazia italiana mai due campi interni a un partito che si confrontano in questo modo, mai. Cioè non è solo il PG, era così aperta. Quindi è un grande, è vero, in generale, quindi aprendo anche a tutti gli altri partiti, effettivamente, perché poi la DC era divisa in tante piccole correnti, non c'erano uno scontro così grosso mai. Esatto. Allora, risultati. I risultati è De Predictor, Cappelli può già mettere nei titoli, Dice Pierluigi Bersani col 52,5. Questo secondo De Predictor. Nostradamus invece dice a sorpresa Renzi. Quindi. Però uno è la scienza, il primo è scienza, il secondo è irrazionale, poi ognuno preferisce quello che vuole. Dipenderà molto Ardemagni da quale vocazione avranno gli elettori, cioè certo. Se si faranno guidare più dalla ragione o dall'istinto. A seconda di quale dei due prevarrà, ci sarà un risultato che andrà più verso Nostradamus o più verso The Predictor. Chissà quanto hanno spostato le lacrime. Di ieri sera. Tuc. Non piangere, Natascia, anche perché sei nata nel posto, l'ha letto, direttore, il paese migliore al mondo dove si può nascere, la Svizzera.
e la prova è qua. Cioè, abbiamo in carne e ossa Natascia Ludenti. Hanno vogliamo... tutto, i soldi di tutta Europa. Sì, a dire la verità, purtroppo non solo di tutta Europa. Ma il formaggio. Certo. Ottimo, sì. Ottimo. L'orologio, il cioccolato, cos'altro avete? Sì, c'è tutto. I laghi. Le montagne. Le caprette. I tunnel sotto manca le montagne. Il mare, direttore. Manca il mare. Infatti, i colori del Mediterraneo. Io sono molto più. Sì. Certo, la pizza. Ma dai, infatti io mi sono innamorata perdutamente dell'Italia. Da piccola. Ed è qua con noi, nella città di mare per eccellenza, Milano. Direttore, ci dica solo qual è l'impegno di Rai News per questo weekend caldissimo di primarie. Saremo sempre lì a fare il nostro lavoro e io penso che avremo i dati, ve lo ricordiamo, alle 20:15 di domenica, quindi alle 20:15 di domenica. Subito. Piepoli. Che stocasticamente sa già anche lui chi vincerà queste primarie e ce lo dirà con i suoi ex poll. L'altra volta gli è andata benissimo. Sì. Quindi 20:15 in punto a Rai News ci sono i risultati. Poi andremo in diretta, fra l'altro c'è un'ora in cui questa volta ci saremo solo noi, questa volta le reti generaliste ci hanno lasciato uno spazietto dalle 22:30 alle 23:30 in cui cercheremo... E così l'Italia saprà chi è il candidato del centro-sinistra alle politiche e Firenze saprà se tornerà ad avere un sindaco oppure no. Tutto però su Rai News. Grazie. Solo su Rai News. Direttore, sento un rumore... No, niente. Hai dei poteri paranormali. Ecco. Hai visto? Sentivo... Lo senti in anticipo. Ho il senso di ragno. Sì, esatto. Pizzica. Sentiamo. Pronto? Sì? Certo? Immediatamente? Subitaneamente. Omaggi, eccellenza. Cinzia Poli. Eccomi qua. Il robottino Curiosity ha trovato molecole organiche su Marte. Se la H gli dà l'ok, Renzi le fa votare. Guarda, questa è garbatissima, ma è, si è, entra nel filone, Cinzia, di altri, sì. di Staino e di LK. Tutti dicono che insomma vuol far votare tutti quest'uomo. E addirittura col permesso di Margherita Hack. Le molecole di Marte. Di vita primordiali che forse, molto forse, ci sarebbero su Marte. Grazie. Allora, applauso Cinzia Poli. Arrivederci. Allora.